Signore e signori, buonasera, benvenuti a Gol di Tacco. Come di consueto, Calcio Napoli 24 si tinge di rosa. Parleremo di calcio femminile. Saluto da parte di Alberto Cuomo. Qui con me questa sera tre graditissimi ospiti, tantissimi argomenti di cui ovviamente parleremo durante l'arco della nostra puntata. Vado subito a presentare Ilaria Del Pizzo, portiere e ovviamente una delle veterane di quattro, Buonasera, Ilaria. buonasera a tutti. Buonasera Alberto. Vado a salutare ormai non un ospite fisso, direttore generale Italo Palmieri. Italo, bentornato. Bentornato a noi. Saluto anche l'amico, collega, dirigente del Napoli femminile, Massimiliano Bonardi. Ciao Max. Ciao Alberto, buonasera a tutti. Ciao Max, saluto in regia come di consueto Davide Sol e Giovanni Orefice. Allora, partiamo subito, caro direttore, vittoria importante contro la Ludo su domenica. Meno uno dalla vittoria matematica del girone a meno uno dai playoff, perché c'è ancora questa regola maledetta dei playoff, perché se il Napoli vince il girone non è matematicamente Più che promosso in playoff, Serie noi B. dovremmo chiamarli proprio spareggi. Spareggi, Che la sì, parola precisa è quella. giusto. Sono Però facciamo un attimo un passo indietro, direttore, poi passiamo Sì. ai playoff o agli spareggi, come li hai chiamati giustamente tu. 2-1, partita messa in cassaforte, poi un gol nel finale della Ludus che accorcia le distanze, però forse siete stati un pochino tirati, avete avuto un po' di paura nell'essere, diciamo, larghi di manica. Solitamente noi siamo abituati a punteggi tennistici. Napoli ora sta dosando l'energia anche in vista di un appuntamento importante come quello della Coppa Italia. Sì, diciamo che insomma, la partita di ieri è emblematica perché racchiude un po' quello che è il percorso della stagione. Questo è un campionato, abbiamo detto più volte in questa trasmissione, particolare perché ci sono quattro squadre, diciamo, discrete, e il Palermo era una di queste, e poi sono squadre, insomma, nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Quindi, insomma, le partite vere noi ne abbiamo fatte 6, 7 finora, Sì. e questa era una di quelle, quindi non dobbiamo meravigliarci del punteggio, anche perché poi tutto sommato, insomma, per quello che poi vedremo nelle immagini, insomma, il primo tempo ha giocato secondo me molto bene a livello delle due partite con il Grifone, che è stata la nostra avversaria, tuttora è ancora l'avversaria che ci tallona, perché con i 6 punti, insomma, stiamo ripetendo un po' quello che è successo ieri tra Napoli e Juve. Quindi quel punticino che basta alla Juve per vincere lo scudetto, e a noi basta un punticino domenica prossima per poter raggiungere questi spareggi. Il campionato, abbiamo detto, è anomalo, perché questo fatto di dover poi giocarsi tutto, insomma, in questo spareggio, speriamo 1/2 in caso non andasse bene il primo, insomma, rende un po' complicato tutto anche l'aspetto psicologico del campionato. Ieri abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Veniamo da una partita tutto sommato in colore a Perugia, dove l'allenatore, ma anche le stesse coprotagoniste, non è che sono state molto contente di come si è giocato. Ricordiamo, direttore, il 30 marzo si è giocata la gara di andata a Perugia, Semifinale di Coppa Italia. semifinale di Coppa Italia, con il punteggio di 1-1. Nonostante questo, secondo me, a mio avviso, è stato un risultato positivo in Vabbè, vista poi certo, il del risultato ritorno. Però, è tornando al positivo. campionato, leggiamola la classifica: Napoli femminile 55 punti, Grifone giallo-verde 49, Ludos 46, Salento Woman 41, Sant'Egidio 36. Sant'Egidio che sarà Possono la vostra avversarsi. prossima avversaria, quindi mi dicevi insomma di 3-4 squadre Queste qui comunque. sono le squadre importanti, e il Ludus è Esatto. una di quelle, il Palermo è una di quelle, tanto è vero che noi l'avevamo affrontata lì, vincemmo 3-2, fu una partita Sì, sofferentissima, con e noi l'abbiamo commentato. l'abbiamo commentata. Poi abbiamo avuto l'incontro di Coppa Italia, dove per fortuna abbiamo disputato in casa, dove abbiamo vinto. Ieri però l'ho visto molto meglio rispetto alla gara di Coppa Italia, ci hanno messo insomma un po' in difficoltà, ma proprio nei minuti finali, quindi Ovviamente, tutto direttore, sommato, voglio dire, ma la abbiamo mia sbagliato un rigore, abbiamo avuto un sacco di occasioni, quindi era ovviamente una battuta perché ci avete abituato fin troppo bene. Massimiliano, partita con un punteggio comunque finale che fa sorridere al Napoli femminile, meno uno da questa agognata vittoria, perché ricordiamo che comunque questo non è il palcoscenico che compete al Napoli femminile, siamo a meno uno da un primo step che poi deve essere un trampolino di lancio per poi sorridere ad un futuro che deve essere soltanto radioso. Ma diciamo che il discorso è duplice. Da una parte c'è il fatto c'è il campionato che bisogna vincere per potersi garantire questo posto in Serie B. E
e dall'altra parte c'è questa Coppa Italia che comunque è un ulteriore trofeo. A noi ci piacerebbe fare il tripletino quest'anno, chiamiamolo così, perché abbiamo iniziato con Arco di Trento e quindi diciamo è un discorso che riguarda il settore giovanile ed è ancora più bello perché vuol dire che dietro c'è anche altro materiale oltre alla prima squadra e diciamo a quello che rappresenta la prima squadra. E poi dopo c'è la possibilità di poterci mettere vicino queste due gemme, ovvero sia la vittoria del campionato e la Coppa Italia. La società ci tiene a tutti e tre i traguardi. Devo dire che comunque la squadra, lo abbiamo detto dal primo istante, è attrezzata per poter competere. È chiaro che adesso siamo al dunque. Tutto il percorso che è stato un percorso fatto alla grande. C'è stato solamente l'incidente lì in Salento, ma stiamo parlando di cose storiche ormai. Credo novembre. Ma sì, ti confermo che è novembre. Poi per il resto diciamo l'andamento e il tragitto è stato un tragitto che ha visto il Napoli addirittura poi, ecco, cioè, se pensiamo che la seconda in classifica, ovvero sia il Grifone, è una squadra che da noi ha preso 10 palloni andata e ritorno e non ha fatto un gol, la dice lunga anche sulla differenza dei valori in campo. La Ludos ieri ha fatto la sua partita, devo dire che c'è stata una differenza di atteggiamento da parte nostra fra il primo e il secondo tempo. Un primo tempo abbastanza aggressivo, probabilmente condizionato da qualche decisione arbitrale, ma sciocchezze, che più che altro ha condizionato l'atteggiamento poi della squadra. Sai, quando vedi che il fallo sistematico non ti viene fischiato a favore, e a quel punto, sai, c'è anche un atteggiamento diverso. Devo dire che comunque abbiamo sbloccato la partita, abbiamo sbloccato il risultato, c'è stato annullato un gol probabilmente che era valido. E poi invece nel secondo tempo c'è stato sul 2-0 la squadra ha un attimo tirato i rimi in barca. Sì. E quindi non ha spinto più di tanto. La paura, ma per dire paura per modo di dire, perché al 91esimo loro hanno fatto il gol, è stato solamente quei 4 minuti, però ti posso assicurare che quei 4 minuti non hanno superato il centrocampo. Quindi. Passiamo allora dalle parole ai fatti, andiamo a vedere quindi gli highlights di Napoli Ludos Palermo.
splendida vittoria del Napoli in quel del CUS di Fuorigrotta a Napoli, struttura che abbiamo parlato più e più volte, ma tornando alla partita io voglio coinvolgere Ilaria Del Pizzo, portiere, praticamente le hai giocate tutte, cara Ilaria, mi dicevi 17 presenze su 20 partite, quelle tre partite sono state tre partite nella quale insomma il mister ha voluto fare un po' di turnover, però ora è un momento cruciale della stagione. Parlami prima di tutto della partita di ieri, con quale spirito avete affrontato questo spareggio, questo big match? No, sapevamo l'importanza della partita di ieri, ma come del resto di tutte le partite, noi le affrontiamo ognuna come se fosse una finale, proprio per mentalizzarci a quelli che saranno poi gli spareggi per la Serie B o alla settimana prossima che avremo la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ricordiamo l'appuntamento 17 aprile, sì, Napoli Perugia CUS. Alle ore 15. Alle ore 15. Ingresso gratuito, ovviamente. Ovviamente. Noi cerchiamo sempre di affrontare ogni partita con la mentalità giusta e imporre il nostro gioco. Ovviamente dipende sempre dall'avversario. Poi può capitare che in una stagione si possono avere dei cali mentali, più che altro perché a livello fisico secondo me siamo una squadra che siamo allenate benissimo. Uh-huh. Cioè, io l'ho visto a Perugia, al Perugia il secondo tempo noi andavamo a 1000 e loro si sono fermate. Infatti abbiamo raggiunto il pareggio con il gol di Sara Sibilio. Ieri, come ha detto prima Max, un po'... Sai, l'arbitro quando non inizia a fischiarti le cose inizia a innervosirti e magari questa cosa, diciamo, deve essere gestita diversamente dal punto di vista mentale, però alla fine veniamo sempre fuori come squadra, gruppo e come gioco soprattutto, quindi riusciamo sempre, diciamo, a vincerla la partita. Tornando sull'argomento che tu hai toccato, le difficoltà che abbiamo incontrato, poi siamo uscite, diciamo, più forti di prima. Mi parli un po' di quel momento di cui Max già ne aveva parlato, quella gara a Lecce, che un po' vi ha cambiato la stagione, no? Quella sconfitta, poi dalla quale voi siete rinate come un'Araba Fenice. Sì, no, diciamo che venivamo da un filotto di partite dove avevamo acquisito la nostra sicurezza, però a volte la sicurezza può farti incappare in errori come quelli là di Salento, ma non è stato un fatto fisico, che eravamo stanche o che non c'eravamo con la testa. E quando non entri in campo con la mentalità giusta, le partite le perdi. Loro è un campo difficile, piccolo, stretto, dove noi soffriamo questi campi perché siamo una squadra che preferisce avere l'ampiezza, certo. Abbiamo elementi velocissimi e su quei campi là non riesci ad imporre il gioco, soprattutto quando la squadra avversaria si chiude, diciamo, con 8 undicesimi dietro la linea della palla, o se non tutti e undicesimi dietro la linea della palla. Quindi è stato difficile, diciamo, sono stati dei giorni un po' particolari dopo quella sconfitta, però abbiamo fatto atto di... Vi è servito, no? Sì, abbiamo preso atto degli errori fatti e siamo ripartite più forti di prima. Direttore, quanto è importante un gruppo così compatto, ragazzi che si conoscono? Ilaria è una veterana della squadra, conosce le sue compagne, le sue compagne conoscono appunto Ilaria, dal portiere fino all'attaccante, ai dirigenti, all'allenatore, vi conoscete tutti, no? Quanto è importante camminare di pari passo? Ma cioè, nel calcio, insomma, la parola, il gruppo viene usata sempre. Quando si vince ci deve essere sempre alle spalle un gruppo che non è soltanto poi il gruppo della squadra, ma si parte dal magazziniere, dal massaggiatore, tutti hanno la loro funzione, tutti incidono in percentuale nella vittoria, nel risultato di una stagione. Io con la squadra parlo 3-4 volte all'anno, non di più, nei momenti cruciali. Mi ricordo che dopo il Salento dicemmo: ragazzi, non è successo nulla, ci rendemmo conto che era stato un episodio e cercammo di compattare la squadra, perché sappiamo la forza di questa squadra. Allo stesso tempo devo dire che, diciamo, il lavoro che sta svolgendo Marino quest'anno è un lavoro forse ancora più difficile,
proprio perché il campionato è un campionato anomalo, secondo me, per la nostra forza e per quello che sappiamo, perché noi dobbiamo capirci su questo argomento. Cioè noi dal primo momento, dal primo giorno, dal primo settembre, forse dal 20 agosto quando siamo andati lì, sappiamo che quando abbiamo vinto il campionato non abbiamo fatto nulla, sì, perché dobbiamo giocare poi due partite, noi speriamo una, e sarà una, perché ne sono certo di questo, che comunque condizionano un perché anno intero. Ricordiamo, direttore, nel caso in cui dovesse finire in parità c'è la partita di ritorno. Nel caso in cui perdi quello spareggio, c'è una seconda chance con la terz'ultima e quart'ultima di Serie B. Ti devo dire una cosa, perché lo dico adesso per la prima volta nella stagione. Io sono certo che noi, spero che noi vinceremo la prima partita, ma sono certo che noi siamo superiori sicuramente alla terz'ultima, alla quart'ultima della Serie B. Perché questo? Perché il ragionamento è sempre lo stesso. Se è stata fatta una cosa da incompetenti, cioè chi nella FIGC potevo capire l'averlo fatto l'anno precedente quando questo meccanismo è stato applicato A e B, perché c'era questa riforma e quindi per motivi che io non capisco bene, però diciamo hanno avuto una loro logica, tant'è vero che poi sono rimaste in Serie A le due squadre che erano terz'ultima e quart'ultima in A, cioè hanno vinto lo spareggio contro quelle della B. Posso capirlo, perché era un tentativo da parte della federazione di dover mantenere un campionato di Serie A più qualitativo possibile, e cosa che poi c'è stata, perché quest'anno il campionato di Serie A erano anni che non era così competitivo. Ma non capisco applicare questo meccanismo tra B e C, perché da quando è mondo è mondo, tu vinci un campionato, siamo quattro gironi, le quattro che vincono devono andare, le quattro che sono arrivate quart'ultima, terz'ultima, penultima e ultima, tutte quante devono andare in Serie C, come è giusto, visto la riforma. Come giusto, io credo che questa è una cosa che dovrà cambiare, perché psicologicamente proprio tutto il campionato nostro è condizionato da questa meta. Mi auguro, e sono certo che noi ce la faremo, sia di superarla al primo turno, però io sono certo che male che va, noi sicuro siamo più forti. Ci sarebbe comunque il quarto ultimo, non sarà una come è successo chance l'anno precedente, dove tra A e B c'era un grosso rivale tra queste squadre, diciamo, di bassa classifica del campionato di B e le prime. Questo lo dico anche a nome della Novese, Riozzese, che sono già qualificati, e probabilmente San Marino. Siamo più forti tutte e quattro di quelle là, certo. In ogni caso sono pronto a scommettere che le due eventuali seconde partite che si faranno, purtroppo, in ogni caso sarà più probabile che vanno le squadre di Serie C che quelle di Serie B. Non ci siamo dimenticati però di ascoltare le parole alla fine della gara contro la Ludos, quindi le interviste post gara di Napoli Ludos. Giulia Risina, match winner di questa partita contro la Ludos Palermo, una partita che è stata complicata sin dall'inizio. Sì, noi comunque dovevamo vincere per forza e riscattarci dalla brutta prestazione fatta a Perugia, e penso che comunque oggi ci siamo riuscite. Un punto alla sicurezza matematica di vincere il girone. Ci sono due partite semplici, però l'attenzione bisogna sempre tenerla molto sul pezzo. Vabbè, ma nessuna partita è semplice, ogni partita ha la sua importanza, ogni partita a sé. Noi affronteremo la fine di questo campionato con la stessa voglia di vincere e con lo stesso impegno, determinazione e costanza. A chi dedichi il gol della vittoria? A una persona molto speciale per me, che spero che rientra prima possibile in campo. Francesco Persico, vice allenatore del Napoli femminile, Red per gli amici, possiamo dirlo tranquillamente. Allora, sensazioni di questa partita? Allora, la partita è stata ben giocata, soprattutto il primo tempo, un po' spezzettata da parte delle avversarie e dall'arbitro, che ha fischiato un po' troppo, le avversarie sono state un po' arcigne, però noi siamo andati oltre questo, abbiamo sbloccato la partita, prima su un gol a mio avviso regolare, poi è arrivato l'1-0 di Caiazzo, sempre da calcio piazzato. Il secondo tempo la potevamo chiudere dopo il gol di Risina, è arrivato un rigore ingenuo all'ultimo minuto, però va bene così, i tre punti sono arrivati e il campionato è in ghiaccio. No, non è ancora in ghiaccio, se vogliamo essere precisi, perché manca ancora un punto, se dobbiamo essere proprio fiscali. Comunque, la Ludos, fra andata e ritorno, è la squadra che, diciamo, più ci ha dato fastidio.
Beh, la Ludos è terza in classifica, quindi non stiamo parlando di una squadra a cuscinetto, è una squadra che ci mette il cuore, è una squadra che fa sacrifici e in campo si è visto, insomma, quello che in queste due partite quello che ci ha dato molto fastidio. Qualche segreto dello spogliatoio lo possiamo rivelare? Ma i segreti dello spogliatoio rimangono nello spogliatoio, poi magari a fine stagione li diremo. Io, dopo questa vittoria contro la Ludos, soddisfatto? No, no, perché abbiamo sprecato troppo, abbiamo un potenziale molto più forte di quello che oggi c'è stato in campo, nonostante ci fossero state delle difficoltà e ci sono spesso, gli avversari logicamente cercano di danneggiarci in qualsiasi modo, noi comunque dobbiamo essere bravi a tenere l'intensità alta e giocare il calcio che sappiamo fare. Lo abbiamo fatto bene a tratto il primo tempo, il secondo tempo malissimo, veramente malissimo, non sono riuscito a contare 3 passaggi consecutivi, giro palla lentissimo, gestione della palla molto lenta e attenzione molto bassa, e non ce lo possiamo permettere, il campionato non è finito, tutte le squadre contro di noi vogliono dimostrare e vogliono fare risultato, a prescindere da questo adesso arriviamo in una fase importantissima dove ogni partita vale di più dei singoli punti, ma vale una stagione, quindi bisogna essere più critici, bisogna essere soddisfatti per i risultati ma meno contenti per la prestazione. Una Ludos Palermo che comunque fra l'andata e il ritorno ci ha messo in difficoltà. Sì, più che all'andata, che sinceramente ci sono state delle situazioni un po' particolari e la squadra ha giocato diversamente, ma oggi io penso che il demerito è stato nostro. La Ludos ha fatto il suo dovere, ha cercato di chiudere gli spazi e per non prenderle. Noi alla fine, quando giochiamo contro squadre così che rallentano il ritmo, non riusciamo, perdiamo la calma, non riusciamo a essere razionali e non riusciamo ad essere tranquilli a fare quello che sappiamo fare. Quindi il Salento è una lezione che a quanto pare non ci è ancora servita. Una squadra che forse è stata condizionata anche un po' dal tipo di arbitraggio del primo tempo. No, vabbè, quello non ne voglio parlare perché sennò è un paradosso. Una squadra che... No, il senso che un arbitro che ha concesso molto di più di quello che, diciamo, è lecito in genere vedere. È un arbitro che ha concesso un gioco ostruzionistico da parte del Palermo, però io penso che alla fine la qualità nostra deve prevalere. Le ragazze hanno una qualità tecnica di altre categorie, quindi non ci può limitare una conduzione arbitrale. Il problema è che ci facciamo influenzare molto spesso durante la gara da alcune gestioni particolari, questo non va bene. Domenica prossima si va a Sant'Egidio, Montalbino, dove si potrebbe, diciamo, blindare definitivamente questo primo posto. Sì, sono io, come ripeto spesso alle ragazze, noi tuttora oggi non abbiamo la matematica che è dalla nostra parte, bisogna andare lì, sarà un campo in terreno, quindi è una condizione del campo che non aiuta, squadra che l'abbiamo vista qua in casa, giocano tutte quante dietro la linea della palla, è una squadra che comunque campana, quindi vuole dimostrare, sarà un derby per loro, quindi è una partita importante, niente è scritto, come è nato questo campionato così deve finire, noi dobbiamo sudarcela fino all'ultima partita. È più bello e ha più gusto così. Lello Carlino, presidente del Napoli femminile, ormai la matematica è a un passo, diciamo, questa qualificazione e soprattutto questo primo posto nel girone è a un passo. Sì, manca un solo punto, oggi mi è sembrato di vedere già una partita playoff, una squadra molto ostica, ben chiusa in difesa, però come al solito abbiamo fatto un possesso di palla incredibile. Per le prossime partite mi aspetto un po' più di calma sotto rete, perché era una partita che potevamo stravincere e abbiamo rischiato all'ultimo minuto la beffa. Una squadra che però ha manifestato un po' di tensione oggi. Sì, forse anche dovuto all'arbitraggio, che secondo me è stato molto permissivo, con falli soprattutto il primo tempo che non sono stati ammoniti i giocatori del Ludos, però l'importante è il risultato. Era una partita, forse le ragazze hanno sentito anche molto, perché era una nostra rivale per i playoff, una squadra già all'andata che ci aveva dato dei problemini, però come vediamo questa squadra poi alla fine il risultato lo porta sempre a casa. E poi ci sarà la Coppa Italia. E adesso ci aspetta, adesso viene il bello, perché c'è una semifinale di Coppa Italia col Perugia il 17 e poi con la matematica vittoria del campionato ci giochiamo tutto nei playoff. Per poi organizzare un qualcosa, diciamo, di interessante anche strutturalmente per la società.
Sì, scaramanticamente non lo diciamo, stiamo organizzando sicuramente il futuro del calcio femminile a Napoli, ci teniamo ad avere una società solida, una struttura, perché dobbiamo essere in primis non più ospiti ma padroni di una struttura che ci faccia sviluppare un movimento che è in crescita sicuramente, e in 2 o 3 anni dobbiamo essere pronti a competere con i grandi club. Una società e una squadra che ha anche un settore giovanile florido. Ed è per questo che abbiamo bisogno di strutture, perché ormai siamo credo più di 130-140 donne che giocano a calcio con la maglia del Calcio Napoli, quindi dobbiamo avere il rispetto per questi atleti, dobbiamo farle avere una dimora, devono avere un campo da calcio che si rispetti. Io amo il campo in erba sintetico anche per gli allenamenti e per il gioco, quindi stiamo lavorando su questo, speriamo di riuscire nei nostri progetti. Sicuramente abbiamo in entrata nel club grossi nomi dell'imprenditoria napoletana, grossi sponsor, ci sono tutte le premesse per fare bene nel calcio femminile che conta. Interviste post gara, ha parlato anche il presidente Carlino, che noi salutiamo e che avremo sicuramente in studio per questo finale di stagione, sperando di commentare una vittoria non soltanto del girone appunto, ma di questa famigerata insomma promozione che dovrebbe avvenire, come diceva insomma anche il direttore, in un caso di spareggio, in questa regolamentazione un pochino da rivedere. Max, tornando al campionato, io voglio leggere insieme a te dei dati importanti. Gol subiti 10, gol fatti 126, su 20 gare 18 vinte, una pareggiata e una persa entrambe contro il Salento Woman, che quest'anno in campionato è stata un pochino la vostra bestia nera, eliminata poi in Coppa Italia. Se vogliamo dirla tutta, questo spareggio playoff darebbe soltanto una meritata ricompensa al lavoro fatto dal mister Marino, da voi, dalle ragazze, da Ilaria in primis. Allora, Ilaria in primis, i 10 gol subiti. Certo. È merito suo. Merito suo. Ovviamente di ritorno solo sul rigore. Solo sul rigore. È merito suo. Quindi cominciamo sì. a dire le cose come. A lei, alla Cagliazza, esatto, a Schioppo, esatto. Sì, il giudice, le ragazze, insomma, a Paola Di Marino, i ragazzi insomma formano insieme a te il reparto difensivo sì, della. Ma è grazie alla squadra che non subisco gol. Cioè, loro fanno un lavoro strepitoso. Sicuramente. E quindi. Per cui diciamo che è facile il lavoro. E quindi non ti montare la testa. No, assolutamente mai. Si scherza, Max, stavi dicendo. No, stavo dicendo, e quindi diciamo i dati e i numeri la dicono lunga. Sono insomma. Impietosi e inquietanti, esatto, per le altre squadre. Anche perché, non solo, ma anche le altre squadre degli altri gironi. Sì, no, ma mi riferivo anche agli altri gironi che gli danno giustamente. Perché 126 gol segnati, la squadra più forte, se non sbaglio, tiene una sessantina negli altri gironi, sì. Quindi sono giusto la metà praticamente, quindi insomma la dice lunga di un attacco atomico da parte di questa squadra. È chiaro che però non si è fatto nulla fino adesso, come avevamo detto prima, bisogna a questo punto completare l'opera, e sul fatto che di completare l'opera siamo estremamente fiduciosi tutti quanti. Perché? Perché la squadra è una squadra compatta. Tu prima accennavi al discorso della compattezza, proprio da me. La squadra è veramente compatta, basta vedere quando si segna, tutte corrono ad abbracciare la compagna, non ci sono rivalità, sì. C'è il giusto turnover che Marino come al solito sa fare, quindi tutte hanno le loro soddisfazioni, stanno togliendo le loro soddisfazioni, e quindi potranno dire a pieno titolo di aver partecipato a questa trionfale cavalcata. Ilaria, apriamo anche una piccola parentesi su di te, no? Non svegliamo la tua data di nascita, anche se ti rende soltanto onore. È giovanissimo. Ma non una gamba, bravo. Addirittura è lei che faceva un pochino la faccia così, non dire quanti anni ho. Detto questo, ci racconti un po' come nasce la tua passione per il calcio, come sei diventata calciatrice e quindi portiere del Napoli? Niente, praticamente. Ah, tu sei nata a Bichequenze, vivi a Bichequenze, quindi sì. È anche un territorio abbastanza
particolare, no? Per cominciare a giocare a calcio. Sì, diciamo che quando ero bambina, purtroppo, non è come ora, non c'erano scuole calcio femminili. Io avevo questa passione per il calcio, avevo un campetto vicino casa dove c'era una scuola calcio che si allenava il pomeriggio e io andavo a guardare questi allenamenti dei maschietti e poi da sola mi mettevo col pallone e ripetevo quello che loro facevano. La passione per il portiere mi è nata forse per colpa di mio cugino. Lui giocava a calcio e quando voleva, tra virgolette, allenarsi, mi metteva in porta e mi calciava. Poi quindi facevi da cavia, diciamo. Sì, sì, diciamo che subivo un po'. Tu vai in porta e io tiro. Esatto. E poi ho iniziato all'età di 20 anni, alla fine. Ho sempre giocato a pallavolo per una questione, proprio per non fare niente, ho giocato a pallavolo, poi a 20 anni ho iniziato a giocare a calcio. E tardi quindi? Da lì, sì. Tardi? Anche se, diciamo che tra virgolette, iniziando tardi, comunque sono riuscita, tra virgolette, ad emergere. Certo. Perché rispetto magari a una ragazzina che inizia a fare il portiere a 8 anni, 9 anni... Hai bruciato un po' di tappe. Sì. Hai bruciato un po' di tappe. Diciamo che ho dovuto fare... Ti ispira a qualche portiere in particolare? C'è qualcuno che... Insomma, il mio idolo d'infanzia è Pino Tagliatella. Pino Tagliatella. Sì. Vabbè. Lui, vabbè, diciamo, il primo Napoli del mio cuore, diciamo. Poi tu sei cresciuto proprio nel momento in cui lui stavi esplodendo sportivamente, proprio quando Pino difendeva i pali del Napoli. Ma lei, perché lei leggeva i fumetti? E dato che Pino si chiama Batman. Infatti uno dei miei personaggi preferiti è Batman, possiamo dire. Ma c'è le collezioni delle maglie, ti ricordi la maglia che aveva Tagliatella? Sì, quello Batman, con il Batman, sì, ce l'hai? Sì. No, quella non ce l'ho. Dai, te la facciamo regalare, facciamo un appello a Pino, che sicuramente ci sarà. È nostro amico, lo, esatto. Ce la facciamo procurare, la bella maglia. Esatto, dai. Pino, regaliamo una maglietta a Ilaria che magari la mette nella finale spareggio per la promozione in Serie B. Direttore, in tutto questo, tornando a parlare di calcio giocato, calcio femminile in Italia sappiamo, no? C'ha tantissimi problemi, c'ha tantissimi difetti, ha una serie infinite di situazioni che si dovrebbero un attimino aggiustare da questa regolamentazione per la promozione dalla Serie C alla Serie D, alla Serie B, fino insomma a tesseramenti, professionismo, esatto, dissociare il calcio femminile dalla LND, insomma tanti passi che dovrebbero essere fatti, però so che tu per portare innovazione in una piazza come Napoli, che vive all'ombra, possiamo dire tranquillamente, della squadra maschile che ora sta un attimino rubando la scena a voi, tu hai voglia di portare innovazione e per fare questo giri anche per le società, diciamo, più blasonate. Sappiamo, so che hai fatto visita alla Juventus e io voglio scoprire un attimino che mondo hai visto, che cosa hai portato qui a Napoli e che cosa si deve fare per migliorare. Vabbè, dobbiamo dire innanzitutto, tutto nasce parliamo di innovazione personalmente, ma anche con Lello Carlini, insomma, abbiamo sempre cercato di aprire un po', da fare un po' da apripista in questa cosa, perché comunque noi rappresentiamo una società che è nata nel 2003, quindi voglio dire, siamo già da 15 anni promotori, certo, di questo messaggio del calcio femminile, dopo aver fatto sempre il maschile, come tu ben sai, la decadenza del calcio maschile, perché io così la chiamo, a livello, insomma, sociale, a livello anche proprio di esasperazione, in tanti spaccati della vita quotidiana, insomma, fa capire che, insomma, è un processo complicato adesso. Il femminile rappresenta la novità, finalmente possiamo dire che qualcuno se ne sta accorgendo in Italia, perché negli altri posti d'Europa e nel mondo si sono accorti già tempo fa. Ci sono già state delle grosse diciamo, direttive sotto questo aspetto. L'UEFA, la FIFA hanno detto a chiare lettere: ragazzi, il calcio femminile rappresenta il futuro. Non va, è sciocco e comunque anche da ignoranti, perché ignorante non è una cattiva parola, spesso le persone che ignorano, a cominciare da me, io la prima partita di calcio femminile l'ho vista nel 2003. Prima non avevo visto partite di calcio femminile, non conoscevo questo mondo.
e le direttive sono il futuro, è rosa sotto questo aspetto, perché rappresenta la novità di questo che è il gioco più bello al mondo. Ok, tutti lo giocano, come lo giocano i maschi lo possono giocare le donne. L'approccio è stato, questi anni diciamo da pionieri che abbiamo fatto dal 2003 fino al 2010, poi l'arrivo in Serie A forse un po' prematuro, perché in quel momento noi siamo arrivati forzando le tappe in Serie A, avendo poi una struttura bellissima come quella del Collana che doveva avere tutto un altro sviluppo, sì, nella nostra testa, e purtroppo oggi è ancora chiusa allo sport, per poter anticipare anche a Napoli quello che oggi è avvenuto nelle piazze come Torino, Firenze e Milano, perché poi sono queste tre qua le grosse che, diciamo, piazze. La nostra visita mia di Carlino con la Juventus è perché abbiamo intavolato con quella che rimane, può anche non piacere a noi tifosi napoletani, siamo in una emittente dove chiaramente l'azzurro prevale e prevale anche nei nostri cuori e tutto, però dobbiamo dare atto che la Juve è senza ombra di dubbio, ci è antipatica, non ci piacciono i non colorati. Vorremmo che perdessero tutte le domeniche, ma magari non accettiamo proprio il fatto che loro sono superiori. Sì, io credo che questo lo paghiamo ampiamente, questa nostra idea dello sport in questo modo viene pagata poi quotidianamente nei campionati, no? Però voglio dire, a questo punto anche nel femminile loro hanno dedicato risorse economiche, hanno dedicato organizzazione e tutto, ci siamo andati insomma a confrontare, qualche cosa l'abbiamo anche detta noi a loro, perché avendo personalmente un'esperienza e poi essendo uno, ricordo sempre, uno dei promotori di questa regola che ha cambiato tutto, perché sei presidente in Italia, decisero un giorno nel 2011-12 di portare a Tavecchio uno studio che poi era abbastanza palese, di obbligare le società sportive maschili di fare calcio femminile, io sono uno di quei firmatari, voglio dire, eravamo sei di noi all'epoca, questa cosa è stata fatta da Tavecchio, è nata la svolta. La Juve è organizzata, ha messo a disposizione una struttura come Vinovo, dove l'anno precedente c'era la Juve, certo, la prima squadra, a disposizione del femminile e delle squadre giovanili. Quindi loro vogliono crescere, sanno che ci vogliono ancora un po' di tempo per poter paragonarci alle squadre d'Europa, perché, giusto per farlo capire ai nostri telespettatori, in Europa esistono 4-5 club, tra cui il Paris Saint-Germain, che noi ospitammo già nel lontano 2011, certo, quando abbiamo inaugurato, e lì abbiamo capito, cioè, cosa avviene negli altri paesi. Ci sono delle squadre che hanno un tasso qualitativo, io dico, forse tecnicamente l'Italia nel giro di un paio d'anni potrà portarsi a quel livello, ma sotto l'aspetto fisico stiamo ancora indietro. Assolutamente. Perché poche squadre, noi lo abbiamo sempre fatto, hanno la fortuna di avere un preparatore atletico, uno staff medico adeguato, ma la differenza la fanno anche con la Juve, che oggi è la miglior società italiana. Nel momento in cui si proietta in campo europeo c'è un abisso, perché fisicamente queste ragazze del nord, queste ragazze di queste squadre come il Paris Saint-Germain, il Lione in Francia, il Chelsea in Inghilterra, l'Arsenal, il Wolfsburg, che è una squadra fortissima, il Wolfsburg, sì, in Germania, fanno la differenza. Prevalgono e dobbiamo avere la fortuna di portare un po' di queste ragazze di questi campionati in Italia. E oggi, guarda, ti posso assicurare, questo è anche un aspetto bellissimo. Il direttore della Juve mi disse, guarda, la difficoltà è quando vengono da noi, non è un fatto, contrariamente ai maschi, dove noi magari possiamo prendere, diciamo, ti offriamo, Ronaldo è venuto in Italia, ha dato un impulso, gli hanno offerto i soldi. La ragazza danese, fortissima, o tedesca, non è che viene in Italia e dice, ah, tu mi dai più di quelli che mi dà la mia squadra, io vengo. No, dici, io voglio venire. Con loro possono stare tranquilli che trovano una struttura, sì, adeguata, però vedono la squadra e dicono, ma io non mi diverto, perché voglio vincere in Champions, no, voglio vincere a livello europeo, e tu non mi dai questa garanzia per il momento, quindi io non vengo a giocare con te, detto dalla Juve. E quindi praticamente stiamo parlando di lontani anni luce. Noi siamo in chiusura, Max, però sì, volevo una battuta velocissima da te per la prossima partita del Napoli, che giocherà contro il Sant'Egidio. Sarà fondamentale, bisognerà guadagnare almeno un punto per vincere matematicamente il girone, per poi proiettarsi magari per lo spareggio. Quindi, diciamo, l'ultima gara contro il San Marco in casa potrebbe anche significare poco per voi mentalmente, perché già proiettati. Meglio assicurarsi, sì, il passaggio, diciamo, del turno, chiamiamolo così,
direttamente domenica prossima, perché ci permetterebbe anche di essere più sereni e più tranquilli in vista della partita di Coppa Italia. Quindi io credo che la squadra debba affrontare la partita col Sant'Egidio, che non è assolutamente una sfida facile, in quanto il campo in terra battuta, sì. Ci sono tutta una serie di condizioni che possono dar fastidio, è un derby. Già all'andata vennero da noi e fecero una partita molto, molto rognosa. Quindi insomma è una partita da affrontare con la giusta determinazione, come se fosse, come se dovessimo affrontare il Grifone. Ilaria, Sant'Egidio che non è un avversario facile, così come diceva Max, sì. All'andata ricordo di una partita praticamente tutti dietro la palla, difendiamo la porta, basta non prenderle. Voi lì siete andati un po' in difficoltà, avete sbloccato la partita, ricordo, all'inizio del secondo tempo sì. E poi da lì insomma strada in discesa. Sì, diciamo che speriamo di non incappare nella stessa partita dell'andata e riuscire a sbloccare subito il risultato. Ovviamente tutto questo, ritorno al discorso di prima, è sempre all'approccio mentale della partita. Se entri con la giusta mentalità non ce n'è per nessuno, ma che sia Grifone, Palermo o Sant'Egidio o Salento, tutto gira intorno a quello. Quindi noi, come tutte le partite, ci impegneremo dal primo all'ultimo minuto per portare a casa questo risultato, che per noi è fondamentale, come ha detto Max, per affrontare poi la semifinale di ritorno con il Perugia con una mentalità diversa e tranquilla, per avere sì, per in vista poi della semifinale. In bocca al lupo e grazie per essere stata con noi. Grazie all'area del Pizzo, grazie al direttore generale Italo Parmiri per essere stato con noi. Buonanotte, caro direttore. Buonanotte a Massimiliano Bonardi, dirigente del Napoli femminile. Saluto Davide Solle e Gianni Orefice in regia e ovviamente tutti i telespettatori di Calcio Napoli 24 TV, che ovviamente resteranno bloccati sul 296 per il proseguo del palinsesto della televisione. Un saluto anche da parte di Alberto Cuomo, ci vediamo prossima settimana.